sono tra gli atleti di punta del gruppo sportivo della Marina Militare della Nazionale Italiana di Tiro a Volo. Nino Barillà, Alessandro Chianese e Ferdinando Rossi oggi rappresentano il nuovo che avanza nel Double Trap per il mantenimento della tradizione di un movimento, quello del tiro a volo, che in ambito internazionale è sempre stato ai massimi livelli. Tra i nostri atleti, atleti del gruppo della Marina Militare, è motivo di grandissimo orgoglio, di un'eccellenza che riguarda la Marina Militare ma che riguarda anche la Federazione Italiana Tiro a Volo. Il centro tiro a volo di Consubin, alla Spezia, ha così dato all'Italia tre tiratori scelti, Nino Barillà, Alessandro Chianese e Ferdinando Rossi. Sono tre ragazzi giovani e questo è uno degli elementi molto importanti, ma al di là di essere solo giovani hanno sviluppato in questi anni delle caratteristiche tecniche che li hanno portati ai massimi vertici del double trap a livello sia nazionale che internazionale. Se si parla di Barillà si parla anche di Olimpiadi, di Rio 2016. Barillà ha iniziato la sua attività proprio qui in Umbria all'età di circa 16 anni. Grazie al supporto della Marina sono riuscito a migliorarmi e a scalare un po' il ranking italiano e anche mondiale, piazzandomi dalle prime posizioni a livello internazionale, riuscendo a conquistare varie medaglie anche importanti e quindi la conquista anche della carta olimpica e la partecipazione alle Olimpiadi di Rio di quest'anno. I punti di forza penso per qualsiasi atleta devono essere la determinazione, il coraggio, un equilibrio personale. Vedere all'Olimpiade del 2008 prendere una medaglia d'argento a Daniele, che comunque oltre a un collega è anche un amico, ecco, questo mi ha dato ancora più carica per dire proviamoci perché ci possiamo riuscire. Chiunque mi dica qualcosa delle Olimpiadi me ne parla come una gara a sé, una gara diversa tutte le altre, per l'importanza, per il contorno, per tutto quello comunque che non è Olimpiade. Io sto lavorando proprio per arrivare a questa gara senza pensare che veramente un'Olimpiade, perché penso che una pressione così alta può solo far male e non bene. Ai giochi brasiliani andrà come riserva anche Chianese, un posto conquistato con un'ora all'ultima Coppa del Mondo disputata a Cipro. Chianese Alessandro, in pochissimo tempo, con una straordinaria forza di volontà, anche lui è riuscito ad arrivare ai vertici della classifica sia nazionale che internazionale. Daniele Rispigno, Francesco Daniello, Marco Innocenti. E oggi, pensando comunque a quegli anni nei quali io ero solamente un ragazzino, adesso comunque sono cresciuto e maturato, lo devo soprattutto pure a loro, perché comunque sono stato un esempio da seguire per tutti. Mi hanno insegnato anche i primi trucchi del mestiere, che la Marina Militare ci assicura la possibilità di allenarci sempre quando vogliamo. Nella prima prova di Coppa del Mondo a Cipro, dove ho centrato l'oro, il mio sogno ovviamente è quello di andare un giorno alle Olimpiadi da protagonista. Rossi invece è il futuro, giovane, intraprendente e talentuoso. Ferdinando Rossi, anche lui molto giovane nella disciplina, ha delle buone potenzialità per esprimersi anche lui in un prossimo futuro. E la mia famiglia è da 5 generazioni all'interno di questo splendido mondo, considerate soltanto il fatto che io i primi passi li ho fatti su un campo da tiro, quindi era quasi inevitabile. Sono entrato in nazionale juniores e a quel punto mi è arrivata la proposta di arruolarmi, entrare nel gruppo sportivo della Marina Militare. A quel punto non ci ho pensato due volte, ho detto subito sì, la struttura organizzativa della Marina stessa mi mette in condizioni ottimali per potermi allenare professionalmente. Cerchiamo di fare degli obiettivi a medio o a breve termine, un passo alla volta, piccoli passi, sommando i quali poi possiamo raggiungere quelli che sono i sogni, perché come si dice in gergo c'è il rischio di mettere magari il carro avanti ai buoi, ecco. Questo nel nostro sport è sbagliato, perché uno deve concentrarsi nel momento e soprattutto in quel determinato periodo in cui stai facendo una competizione importante e la buona riuscita della quale potrebbe essere sicuramente fondamentale per raggiungere lo step successivo. E non ci si ferma qui, Marina Militare e Federazione Tiro a Volo guardano avanti. Dunque una sinergia che ha dato grandi risultati in così poco tempo. Stiamo chiaramente costruendo con impegno, con dedizione, con onestà e anche con un pizzico di orgoglio, sapendo di appartenere alla Marina Militare Italiana, ma anche alla Federazione Italiana Tiro a Volo, con una storia di eccellenza anche per presentarci al mondo, è quello che stiamo facendo e che i risultati ci hanno dato soddisfazione.